Grazie. Grazie davvero. Sto finendo. Hai ancora un minuto. No, grazie davvero. Grazie a Pippo per l'invito. Credo sia l'invito in particolare frutto di amicizia, di consuetudine, anche di stima, o forse anche del fatto che lui sa che dei quattro che ci siamo candidati alla guida del nostro partito meno di un anno fa, io sono quello che ha più tempo libero, quindi avevo più disponibilità anche di ore per venire a trovarvi. Uno, quello più famoso, è diventato, sull'onda del consenso che ha raccolto, segretario del partito, poi presidente del Consiglio. L'altro è presidente, gli facciamo tanti auguri, del gruppo dei socialisti democratici di Strasburgo. Capita a volte nella vita, io non avevo mai pensato di fare quello che mi è capitato di fare in questi mesi, in quest'ultimo anno, e cioè di candidarmi alle primarie per la segreteria del mio partito, però capita anche, come è capitato a me, di sbagliare le primarie, quindi da questo punto di vista è anche giusto trovarsi qui. Rubo 30 secondi perché ho capito di avere sbagliato le primarie in modo particolare alcuni mesi fa, passati diversi mesi dal congresso, quando sono andato a Milano per una cosa televisiva, Colonia Monzese, a Centrale, ho preso il taxi e il tassista ha guardato lo specchietto, ha sorriso e ha detto: allora come andiamo con questo PD? Allora ho capito che il congresso almeno ti rende un po' più visibile, quindi abbiamo per mezz'ora chiacchierato sulle sorti del Partito Democratico fino a Colonio. E poi siamo arrivati a fine corsa, io sono sceso, ho pagato, lui mi ha dato il trolley e mi ha detto: allora tanti auguri dottor Civati. E lì ho capito che anche la visibilità del congresso non era stata poi così significativa. Ma guardate, io voglio rubarvi pochi minuti, come è stato chiesto, e dirvi due o tre cose essenzialmente. La prima è rispondere ad una domanda, lo farò con la massima sincerità di cui sono capace. E la domanda è: dove siamo? Dove siamo tutti noi adesso? E almeno quelli che si riconoscono, che credono nella proposta e nel progetto del Partito Democratico, io continuo a crederci fermamente. Noi siamo a quella vetta altissima, dolomitica, del 48%, ne abbiamo discusso tante volte, non eravamo mai arrivati fino lassù, da 50 anni non succedeva. Il contributo, l'impronta che ha dato il Presidente del Consiglio a questo risultato è fuori discussione. A questo punto che cosa dobbiamo fare noi, tutti noi? Userò questo noi in modo affettuoso, comprensivo di tutti, e al di là delle differenze che ci sono state al Congresso in questi mesi. Dobbiamo decidere, io lo dico così con una battuta, se limitarci a cavalcare l'onda o cercare di cavalcare l'onda di quel 48% montando su una tavola da surf, cosa che io non saprei fare nemmeno al mare, soprattutto al mare, ma stando in quell'equilibrio un po' precario, oppure scegliere di salire su quella imbarcazione, di stare dentro quella imbarcazione, di sentirsi fino in fondo parte dell'equipaggio, ma per condizionarne la rotta, leggere la bussola, sapere che davanti a noi potremo incontrare momenti di alta o di bassa pressione, ma che li affronteremo comunque stando lì. E guardate che non è così scontato, c'è un'alternativa, ce ne sono tante, ma un'alternativa è anche quella di dire che al fondo noi non abbiamo perso un congresso, ma noi abbiamo perso un partito. Pensare che c'è stata un'OPA ostile, che quest'OPA ha vinto, che si è impadronita di quella che era la nostra prospettiva e la speranza di una sinistra ripensata, e allora la conseguenza logica può essere quella che qui è stata evocata qualche minuto fa, seppure in modo molto elegante e garbato, andarsene, pensare a un'altra cosa. Io penso di no, sono venuto per dirvi con tutta la sincerità di cui sono capace che credo che quella sarebbe una scelta sbagliata e che noi dobbiamo sentirci parte di questo equipaggio, ma non cercando ciascuno per conto proprio un appeasement col nuovo potere, ma invece ricostruendo le ragioni profonde, radicate, radicali di una sinistra ripensata e rinnovata dentro questo nuovo inizio. Dobbiamo farlo con una unità tra di noi, con i diversi percorsi affluenti. Io sono felice che qui ci sia Nicky stamane, ci siamo conosciuti più di 30 anni fa, credo, siamo cresciuti assieme, le strade si sono poi separate, ma così come è stata bella due settimane fa, Pippo è venuto, l'assemblea di lancio, di costituzione di sinistra Dem, campo aperto che abbiamo fatto a Milano con tante persone, ma dobbiamo trovare le ragioni dell'unità tra di noi. Per fare che cosa? Ed è la seconda cosa che vi voglio dire. Per fare che cosa? La prima cosa che io penso dobbiamo fare, la dico così,
E lo so che poi c'è sempre il rischio di apparire come quelli o quello che vanno a farfalle, è stato evocato il Gorgo stamane e lui era uno che veniva accusato spesso di quel pericolo, ma io penso che noi dobbiamo innanzitutto tornare a pensare il mondo, alzare lo sguardo, pensare il mondo. È verissimo, io sono entrato questa mattina, parecchi colleghi delle agenzie hanno fatto a me come a tutti gli altri, credo, le domande sulla settimana che si apre domani, il voto del Senato, la legge elettorale, tutte cose fondamentali, forse una battuta poi va fatta. Però guardate che questa domenica per noi dovrebbe essere, se siamo la sinistra, dovrebbe essere la domenica di Gaza, la domenica in cui la testa, il cuore sta lì dove c'è un'altra pagina di quella vicenda che ci ha presi da piccoli e ci accompagnerà ancora per tanto tempo. 3 ragazzi israeliani sequestrati e giustiziati, un ragazzo palestinese di 16 anni bruciato vivo e poi i razzi di Hamas su Israele e poi la rappresaglia violenta, durissima, 140 morti, molti sono donne, bambini, anziani, a Gaza non ci sono farmaci, non ci sono scorte d'acqua, decine di migliaia di persone hanno abbandonato le loro case. E questa mattina un giornalista che io amo molto, Michele Sera, su Repubblica, scrive un'amaca in cui dice: è vero, ha ragione Cristiana Raimo, non possiamo più dire nulla perché non abbiamo più le parole per commentare, allora meglio il silenzio. E invece io penso che no, non è mai meglio il silenzio. E penso che una sinistra e un partito come il nostro partito dovrebbe anche ricostruire le ragioni della mobilitazione civile, della passione civile. Una volta si chiamava con un termine che non voglio citare, ma noi non possiamo pensare che la politica sia unicamente delegata a quelli che decidono sulle cose del mondo, se non è un popolo della sinistra che si riappropria delle cose del mondo. E la stessa riflessione va fatta sulla crisi, ne avete parlato ieri, ho visto in streaming alcuni degli interventi, ne hanno parlato Stefano, Filippo Taddei, molti altri. La crisi è la più grave dell'ultimo secolo, ci spiegano gli economisti, dell'ultimo secolo e mezzo, ma al fondo ha cambiato la vita, il destino di milioni, decine di milioni di persone, di famiglie. Ha cambiato la natura dell'economia per come l'abbiamo conosciuta, ma se dovessi dirvi qual è l'immagine che più mi ha colpito, la sintesi di questa crisi, l'ha offerta in quel dialogo tra Canfor e Zagrebelsky, credo Zagrebelsky, dicendo: per capire la crisi di questi anni e per capire la storia dell'Occidente di questi ultimi 30-40 anni, bisogna porsi una domanda: come è stato possibile che per la prima volta il potere e il denaro da mezzi si siano trasformati in fini? Il potere e il denaro sono stati storicamente fondamentali nella logica della politica, nella logica dell'espansione commerciale, coloniale, del piantare confini, dell'alzare sbarre o del fare guerre, ma erano strumenti al servizio l'uno dell'altro. Serviva il denaro per avere più potere, serviva il potere per acquisire più denaro. Ma quand'è che si decide, che l'Occidente, la cultura occidentale decide che potere e denaro diventano fini in sé? E guardate che è stata una rottura, qualcuno diceva stamane, è una dimensione antropologica della crisi profonda, perché c'è persino nella radice biblica una condanna del denaro che si fa denaro, la condanna dell'usura. E persino, a me è capitato di ricordarlo qualche giorno fa, avete presente quel capitolo quando la volpe e il gatto vanno alla Pinocchio e gli dicono: sotterra gli zecchini, e gli dicono: sotterrali perché domani mattina troverai un albero da cui penderanno tanti zecchini. E con Lodi, non casualmente, io l'ho scoperto da poco, non lo sapevo, non ce lo spiegano a scuola, ma è bella come spiegazione. E con Lodi scrive, mica casualmente, che la volpe dice a Pinocchio: saranno tanti zecchini quanti sono i chicchi di grano in una spiga matura nel mese di giugno. Ma non era un'immagine casuale, contrapponeva la ricchezza facile, finta, virtuale, diremmo noi speculativa, con la fatica del lavoro, la fatica del curare la terra, del conquistarsi i diritti. E allora le diseguaglianze, questa crisi ci ha restituito un mondo di diseguaglianze profonde che non pensavamo nemmeno di poter gestire. Una volta che non si è potuto più svalutare la moneta, le monete, hanno scelto di svalutare il lavoro e le conseguenze sono state drammatiche, ma pensare il mondo, alzare lo sguardo sul mondo, significa, qui è stato ricordato pochi minuti fa, tornare a pensare le categorie anche dei confini morali del mercato, dove il mercato semplicemente non può penetrare, perché penetrando lì vengono meno altri valori, altri principi, altre libertà e altri diritti che non sono meno preziosi del valore del profitto. E allora dobbiamo avere il coraggio di alzare lo sguardo e anche di dire che è necessario cominciare a parlare in questa Europa di monetizzazione dei debiti sovrani, di mutualizzazione dei debiti sovrani e anche di ristrutturazione di alcune di queste realtà dove non è possibile continuare la politica che si è fatta sin qui.
Nel settembre dell'anno scorso il governo greco ha emanato un decreto che prevede per la prima volta l'apertura di sezioni distaccate nei supermercati, dove è legittimo, è legale la vendita di cibo scaduto a prezzo scontato, perché era un modo per alleviare la sofferenza di un popolo letteralmente alla fame. Qual è la cultura dell'Occidente e dell'Europa che noi mettiamo in campo in questo modo? Però guardate, lo dico in modo autocritico, se volete, anche provocatorio, tutto questo richiede anche uno sforzo del pensiero, del confronto. Avete fatto bene, questi tre giorni sono stati bellissimi, ho capito anche dalla presenza di questa mattina, avete discusso, avete parlato per ore, perché dobbiamo anche uscire dal ricatto della brevità come della logica che deve ispirare. Non è così, ci sono cose complicate, ma sto finendo davvero, ci sono cose complicate che chiedono più pazienza, più tenacia, la brevità. Vi ricordate la sintesi geniale di Woody Allen quando dice: ho fatto un corso di lettura veloce, ho letto Guerra e Pace in 20 minuti, parla della Russia. Non è sbagliato dal punto di vista della definizione, ma la brevità non sempre ti consente di raccogliere il significato delle cose. Allora vedete, una sinistra che torna a discutere, ad agire, a pensare, e anche quella sinistra che deve, secondo me stamane, a me è capitato di farlo sul treno che mi portava da Roma a Livorno, per una morbosità, Walter lo sa, ne ho parlato tante volte con lui, a leggere la lettura del Corriere della Sera, l'inserto domenicale, sono andato come sempre a spulciarmi la classifica della vendita dei libri in Italia, la classifica della saggistica, è interessante, sono i primi 20 titoli più venduti nella saggistica in Italia in quest'ultima settimana, però le altre settimane non erano molto diverse. Allora mi sono concentrato sugli autori, per curiosità. E la sintesi è questa: su 20 i titoli della saggistica più venduti questa settimana in Italia, 12 sono giornalisti italiani, 12 su 20, molto, molto bravi, molto capaci, scrivono bellissimi libri. 2 sono degli psicanalisti, 1 un neurochirurgo, 1 un critico d'arte, 1 un critico letterario, 1 sopravvissuto all'olocausto, 1 un biochimico, 1 è una scrittrice cinese. Che cosa ti colpisce quando apri quella classifica e la scorri? Che non ci siamo noi, che non c'è un pensiero radicale, coraggioso, innovativo di una sinistra che voglia ripensare il mondo e ripensare anche le sue categorie di pensiero, di interpretazione della realtà dopo gli anni di queste crisi. E allora è il confine tra raccontare il mondo o pensarlo il mondo. E siccome abbiamo speso tante parole in questa commemorazione trentennale di Berlinguer, Nicchi all'ultimo congresso della FIGC, Berlinguer venne e disse: faremo, vi propongo a voi giovani comunisti, fate un congresso, era una cosa un po' estemporanea, fate un congresso di futurologia, chiamate gli scienziati, quelli fisici, quelli naturali, gli storici, gli archeologi, i filosofi, gli economisti, a confrontarsi sul mondo che verrà, il mondo del 2000 poteva immaginare lui, perché non proviamo in autunno, in inverno, quando vorrete voi, sentendo anche altri che qui non ci sono, a costruire un evento, un appuntamento che riconosca le discipline diverse e le riconduca a un confronto con noi sul merito di quello che pensiamo. È stato citato Piketty da Alessandro Giglioli, un libro importantissimo. Leggete il libro della Mazzucato sullo stato innovatore imprenditore. Ci sono radici di un pensiero nuovo che vengono avanti. E ho finito. Per fare tutto questo ci servono due cose. La prima sono obiettivi comuni. Obiettivi comuni, traguardi comuni da condividere. Le riforme, ne ha parlato Corradino. Io sono tra quelli, forse Pippo è come me e altri colleghi della Camera sono qui, io sono tra quelli che aveva espresso una serie di riserve, di preoccupazioni, di perplessità sull'impianto della legge elettorale che abbiamo impostato. Avevo detto alla direzione del nostro partito, del PD, alla fine di gennaio, cambiamo 3 punti, cambiamo le soglie, cambiamo... Ho finito. Quando fate il prossimo campo? L'anno prossimo. Io dico solo questo. Non ebbe una risposta molto garbata e per fortuna solo 38 giorni sono stato presidente del Partito Democratico, lo dico per il bene del Partito Democratico, ma non sono pentito di quella scelta, però questa battaglia va condotta fino in fondo per una ragione molto semplice, vedete, perché dobbiamo avere senso di responsabilità, le riforme vanno fatte, sono un traguardo della nostra democrazia, però quando tu metti le mani sulla Costituzione Repubblicana, quando tu metti le mani sulla Bibbia laica della Repubblica, quando fai qualcosa che verrà per le generazioni che verranno dopo di te, per chi verrà dopo di te, quando tu metti le mani sulla legge elettorale, la regola fondamentale della competizione politica, devi essere consapevole della delicatezza di quello che fai e devi portare a compimento quel risultato. E l'ultima cosa, volevo dirvi qualche altra cosa, ma non c'è il tempo, è sul partito ed è proprio una battuta. Io vi confesso, non ho ben capito, grande rispetto anche per chi lo ha scritto, non ho ben capito
capito quale sia il concetto profondo dell'idea di partito della nazione. Tendenzialmente sono portato a pensare che un partito della sinistra come il nostro debba esercitare una funzione nazionale, questo sì, ma credo ci sia una differenza di senso, oltre che di linguaggio, tra partito della nazione o esercitare una funzione nazionale in un paese come il nostro. Però penso una cosa, e vi lascio su questo, e forse sarà oggetto di una discussione, di un'iniziativa prossima che promuoveremo come Sinistra Dem, sarà importante vederci su questo punto. Attenzione, perché noi non possiamo trasformarci, e se uno vede stamane questa platea certo dice non è così, però le conosciamo le difficoltà di questa fase, noi non possiamo e non dobbiamo trasformarci in un partito degli eletti. Noi non possiamo ridurre la partecipazione, la vita democratica, l'adesione a questo partito, l'esercizio della direzione politica unicamente all'aggancio all'interno delle istituzioni, perché solo da lì vengono le risorse soggettive che ti consentono poi di condizionare il consenso di una parte di coloro a quali ti rivolgi. È un problema, così come prima o dopo abbiamo passato anni a certificare la fine del finanziamento pubblico alla politica, ma prima o dopo discuteremo, dopo questa stagione di primarie, che difendiamo nel principio, nella logica, ma discuteremo del grande rischio che oggi corre la democrazia italiana di un ritorno ad un accesso patrimoniale alle cariche elettive. Ma quanti operai, quanti studenti, quanti denari servono per essere eletti in un consiglio regionale, in un Parlamento, il Parlamento europeo? E come si gestisce l'equilibrio tra le risorse che alimentano la politica, il consenso e la trasparenza che deve segnare una democrazia? Torniamo a discutere anche di questo, alziamo lo sguardo sul mondo, riscopriamo la passione della sinistra, camminiamo assieme, il tempo della divisione è alle spalle, lavoriamo per l'unità. Grazie.